nostro podcast di notizie da Europa News 24, il blog che riparte dalle esperienze giornalistiche di rassegna stampa militare. Ecco una notizia importante che vede protagonista l'Italia e nave San Marco nel portare aiuti italiani alla Libia. L'Italia ha dimostrato un forte impegno nel fornire aiuti e assistenza al popolo libico, colpito dalla tempesta Daniel. In particolare, la Marina Militare Italiana sta svolgendo un ruolo predominante in questa missione umanitaria, fornendo supporto logistico e umanitario essenziale alla popolazione libica nelle zone più colpite, come Derna e altre aree limitrofe. La Marina Militare Italiana ha risposto prontamente alla chiamata di aiuto, inviando la nave San Marco dal porto di Brindisi verso Derna. A bordo della nave erano presenti personale e materiale della Protezione Civile, della Croce Rossa e della Difesa. L'equipaggio della nave ha trasportato elicotteri per le operazioni di ricerca e soccorso, tende, coperte, materiale sanitario e mezzi di movimento terra e soccorso. Non solo la nave San Marco si è distinta per il suo ruolo nella missione umanitaria, ma anche la nave San Giorgio della Marina Militare Italiana è intervenuta fornendo il necessario supporto logistico, di comando e controllo e di supporto sanitario, garantendo la continuità delle operazioni di soccorso. L'impegno della Marina Militare Italiana non si è limitato al solo invio di navi, ma ha coinvolto anche l'aeronautica militare. Un aereo C-130 dell'aeronautica militare è stato impiegato per trasportare attrezzature di supporto e materiali logistici di prima necessità, dimostrando il coordinamento e la sinergia tra i vari rami delle forze armate italiane. Questo encomiabile impegno dimostra la volontà dell'Italia di sostenere e aiutare il popolo libico in momenti di difficoltà. La Marina Militare Italiana, con la sua rapida risposta e il suo sostegno continuo, ha dimostrato professionalità, determinazione e umanità. È importante sottolineare l'importanza di tali operazioni umanitarie, in quanto testimoniano l'impegno internazionale dell'Italia nel promuovere la solidarietà e l'aiuto reciproco tra le nazioni. L'aiuto fornito alla Libia rappresenta un esempio tangibile di questo impegno. In conclusione, l'impegno della Marina Militare Italiana nell'aiuto alla Libia dopo la tempesta Daniel merita il nostro applauso e apprezzamento. L'Italia ha dimostrato la sua volontà di essere un attore di spicco nell'affrontare le emergenze umanitarie, mettendo a disposizione le sue risorse e le sue competenze per aiutare coloro che ne hanno bisogno. Buonasera da nave San Marco, unità della Marina Militare. Come disposto dal Ministro della Difesa, siamo attualmente in navigazione verso la città di Derna per continuare a fornire supporto alla popolazione libica. Già dalla giornata di ieri, infatti, sono stati condotti i primi voli dell'aeronautica militare e il trasferimento in area di operazioni della nostra gemella nave San Giorgio. Stamattina nave San Marco è partita da Brindisi con a bordo mezzi e materiali forniti dalla Croce Rossa, dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco, da varie regioni italiane, dall'Esercito e dalla Marina Militare. In particolare abbiamo a bordo due elicotteri della Marina Militare, della ricerca e soccorso, e una camera di decompressione fornita dal comando subacqueo di Impulsori. Saremo in area di operazioni già nella notte tra il 15 e il 16 settembre. A prescindere dalle difficoltà che ci possono essere a terra, nave San Marco è una nave anfibia adibita al trasporto di truppe e materiali per l'operazione di sbarco. Questo la rende naturalmente predisposta per la condotta di missioni di supporto umanitario anche a distanza dalla costa. Intervento analogo infatti è stato effettuato proprio da questa unità lo scorso febbraio a seguito del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Infine c'è il fattore umano. A bordo fra l'equipaggio c'è la consapevolezza di poter portare un contributo significativo, quindi siamo determinati, concentrati e pronti per dare il massimo aiuto al popolo.